Inizia la 16ª puntata di Mondo Futsal, la rassegna del calcio a 5. Anche questa settimana tanti approfondimenti, tanti servizi. Tutto questo tra pochissimo. Iniziamo questa nuova puntata parlando di una Serie A ancora ferma, visti gli europei disputatisi in Serbia e terminati con la vittoria della Spagna in finale sulla Russia. Ferma anche la Serie B con la Virtus Fondi che riprenderà al Palasport tra le mura amiche contro l'Isernia. Ci concentriamo dunque sulla C1 con l'ennesima netta affermazione della Gymnastic Studio Fondi contro il Rocca di Papa. 8-2 il risultato finale grazie alle marcature di Faria, Nunigno e Titalo, doppiette per loro, e i gol di Silva e Tobei. Lanzio Lavinio invece ha ceduto il passo contro la Vigor per Conti col punteggio di 3-7. Ma vediamo la classifica di questo girone. In testa Ferentino quota 43, una sola lunghezza di distacco sulla Gymnastic Studio Fondi, 41 punti per la Mirafin, 36 per la Vigor per Conti, 27 per Progetto Futsal e Savio, Albano, Città di Paliano e Rocca di Papa 25, Velletri 20, Atletico Anzio Lavinio e Virtus Fenice 16, 13 punti per il Gavignano, ancora a quota 0 la Eagles Aprilia. Ma andiamo a vedere com'è andata questa goleata della Gymnastic Studio Fondi su Rocca di Papa, il servizio a cura della redazione di Fondi con Gianluigi Velletri e Luca Napolitano. Thank you.
E come al solito la consueta panoramica legata al campionato di C2, iniziando dal girone B con la vittoria della Vigor Cisterna sul fanalino di coda Roma Calcio a 5, grazie a un poker di Zacchino e una rete di Duba. Ora i ragazzi di Mister Angeletti si recheranno in casa della capolista Nord-Ovest. Vediamo la classifica. Come detto, Nord-Ovest in testa a quota 48, 8 punti di distacco sullo Sporting Città di Fiumicino, 34 punti per la Fortitudo Futsal Pomezia, 32 per lo Spinaceto, 29 per la Vigor Cisterna, 26 per il Tor Tre Teste. Segue il Fiumicino 1926 a 25, la Pisana 24, la Onea 23, Sporting Club Marconi 21, Generazione Calcetto 20, Eur Futsal 13, Virtus Ostia 12, chiude la Roma Calcio a 5 con 6 punti. Come detto, nel prossimo turno una proibitiva trasferta per la Vigor Cisterna in casa della prima della classe Nord-Ovest. Gli altri incontri: Tor Tre Teste, Sporting Club Marconi, Spinaceto La Pisana, Sporting Città di Fiumicino Onei, Virtus Ostia Generazione Calcetto, Roma Calcio a 5 Fortitudo Pomezia e Eur Futsal Fiumicino. Nel girone C dilaga la formazione della United Aprilia in casa dell'ultima della classe, Airone, 9-2 il risultato finale. La compagine apriliana in settimana ha avvicendato il tecnico De Angelis con il giocatore allenatore Chicco Serpietri, dando la classica scossa all'ambiente. Nel prossimo turno i ragazzi del padron Buratti affronteranno al Rosselli il Pavona Calcio a 5. La graduatoria di questo raggruppamento: in testa Città di Colleferro 44, Virtus Aniene 43, 37 punti la Forte Colleferro, United Aprilia 33, 32 punti per il Dal Ciampino, 30 per il Città di Ciampino e la History, 27 per il Penta Pomezia, 20 per l'Atletico Genzano, 16 per l'Atletico Marino, 13 per lo Sporting Club Palestrina e il Pavona Calcio a 5. Chiudono la Virtus Divino Amore a 12 e a 3 punti l'Airone. Nel prossimo turno sfida tra Città di Colleferro e Atletico Marino, poi la Virtus Divino Amore affronterà il Forte Colleferro, la Penta Pomezia ospiterà il Fanalino di Coda Airone, lo United Aprilia se la vedrà col Pavona, il Città di Ciampino affronterà il Real Ciampino, la History se la vedrà con lo Sporting Club Palestrina, l'Atletico Genzano ospiterà l'Aniene. Nel girone D il Minturno si riprende la vetta della classifica andando a vincere sul campo della Fortitudo Terracina con il punteggio di 2-1, approfittando dei pareggi tra Sporting Giovani Risorse FC Cisterna e della Visfondi sul terreno del Città di Minturno Marina. Ma la malda vittoria del Real Polgora 12-0 ai danni della Latri e tre punti importanti anche per lo Sport Country Gaeta sul Futsal Ceccano. La Connet vince in esterna ai danni dell'Isola Liri. Questa è la situazione di classifica del girone di Minturno, dunque in testa a 37 punti, riuscito al sorpasso sul Cisterna che è a 36 e Visfondi 35, il Giovani Risorse a 34, lo Sport Country Club a 32, la Connet e il DLF Formia a 27, Real Podgora 26, Futsal Ceccano 25, Atletico Latri 24, chiudono il Città di Minturno Marina a 18, Real Terracina 12, 10 punti la Fortitudo Terracina, 4 punti l'Isola Liri. Prossimo turno Real Terracina, Città di Minturno Marina e poi il Minturno se la vedrà col DLF Formia, il Futsal Ceccano ospiterà la Fortitudo Terracina, il Cisterna se la vedrà col Fanalino Isola Liri, la Connet ospiterà il Real Podgora, l'Atletico Latri affronterà lo Sport Country Club, mentre la Visfondi se la vedrà con lo Sporting Giovani Risorse. E adesso ci soffermiamo sul girone unico di Serie D e sulla Virtus Latina Scalo che vince e convince anche sul difficile campo del Flora 92. L'Atletico Sperlonga regola lo Sporting Terracina e la stessa cosa la fa la Polisportiva Stella domando il Maranola sul proprio campo. Vittoria per l'Accademia Sport sul Formia 1905 e per lo United Latina sul campo delle Forna Ponza. Tre punti interni per il Real Fondi, vittorioso 7-4 sull'Atletico Rocca Massima e per il Città di Pontinia che supera il Monti Lepini e anche per il Faiti che regola 5-4 il Golfo Spinei. Questa la situazione di classifica, sempre più saldamente al comando la Virtus Latina Scalo, quota 54, l'Atletico Sperlonga distanziatissimo a quota 43, lo Stella a 42, lo Sporting Terracina a 30 insieme allo United Latina e poi l'Accademia e il Formia 1905 a 28 punti insieme al Monti Lepini, il Real Fondi a 26, il Faiti e il Flora
così come il Golfo Spinei a 21, 19 punti per il Città di Pontinia, 14 per il Marina Maranola, 12 per l'Atletico Rocca Massima, 10 per Le Forna Mare. Il programma del prossimo turno, il Faiti ospiterà l'Accademia Sport, lo United Latina se la vedrà con l'Atletico Sperlonga, lo Sporting Terracina affronterà il Città di Pontinia e poi Atletico Rocca Massima Flora 92, Stella Le Forna Mare, Virtus Latina Scalo, Marina Maranola Calcio, Golfo Spinei Montilepini e Formia 1905 Real Fondi. Termina così anche la 16ª puntata di Mondo Futsal. L'invito è a continuare a seguirci quotidianamente attraverso il sito mondofutsal.net e con le immagini di youtube.com/mondofutsaltv. È veramente tutto, grazie a voi per continuare a seguirci sempre numerosi, grazie a Marco Dell'Orco per la regia e grazie a quanti hanno collaborato alla realizzazione di questa puntata. Grazie, appuntamento, alla prossima.